Robert Zubrin, NASA announced the return to the Moon in 2024. The programs for Mars are limited to automatic exploration, and the human mission is expected in 2 decades. Elon Musk wants to hurry. What is your opinion? La NASA ha annunciato il ritorno sulla Luna nel 2024. I programmi per Marte si limitano all'esplorazione automatica e la prima missione umana è prevista tra 2 decenni. Elon Musk intanto vuole bruciare i tempi. Qual è la sua opinione? Okay, well, I think Musk is on the right track. Penso che Musk sia Musk is rapidly developing the technology to allow us to send humans to Mars. He's determined to send humans to Mars. NASA is conducting a good robotic exploration program of Mars, but they have no effective human Mars exploration program. Non hanno programmi di esplorazione but Musk umana. Is developing the technology and I think by 2024 or so we'll have his Starship, as he calls it, flying avrà and una it will become apparent to NASA that the means are at hand to send humans to Mars. La NASA sa che lui ha and mezzi I think at that point they will step up and start putting in some money and I think we'll have people on Mars by the end of the decade. E penso che avremo delle persone, gli esseri umani su Marte entro la fine del decennio. In your new book, The Case for Space, you put the accent on the value of the space economy. Is it possible that it will become more important than it was for the conquest of the moon? Nel suo nuovo libro, The Case for Space, si pone l'accento sul valore della space economy. È possibile che diventi più importante di quanto sia stato per la conquista della Luna? Well, what we have now that we did not have during the Apollo program is an entrepreneurial space race to create the technologies that will allow us to go back to the moon and on to Mars. And this is going to greatly reduce the costs involved and it will make possible an extremely robust program of Mars exploration and ultimately settlement. E anche forse un'installazione umana. Relations between the great nations of the Earth remain difficult under the geopolitical aspect and economic strategies. Is it possible a global collaboration for the Mars Human Exploration Program? I rapporti tra le grandi nazioni della Terra restano difficili sotto l'aspetto geopolitico e delle strategie economiche. È possibile una collaborazione fra tutti per realizzare il programma di esplorazione umana su Marte? Well, we can certainly collaborate possiamo sicuramente collaborare in space exploration and to spaziale. A fair extent we actually do. E in un certo senso già lo facciamo. But I think that space exploration penso che l'esplorazione spaziale improve collaboration and peaceful relations la on Earth relazioni pacifiche by simply sulla showing Terra, us semplicemente that we mostrandoci are one human species that che we siamo can work una unica together, specie umana che può lavorare insieme vast new possibilities per aprire for nuove possibilità on per il genere umano anche su altri mondi for e che non stiamo competendo space, per uno spazio limitato ma stiamo collaborando per aprire spazi infiniti. Mars is more a challenge or an opportunity? Marte è più una sfida o una opportunità? Okay, Mars is both a challenge Marte è sia and una sfida che un'opportunità. Okay, Thomas Edison once said. Thomas Edison una volta ha detto. The problem with opportunity is that when she comes knocking, she comes dressed looking like hard work. Si mostrano come qualcosa di difficile. Okay. And so there's going to be a lot of challenges quindi ci saranno Mars, molte sfide per arrivare su Marte. It is an enormous opportunity. Ma è una enorme opportunità. We have a chance to begin the world anew. E abbiamo la possibilità di iniziare il mondo da zero, di aprire un nuovo mondo per l'umanità, prendere il meglio della Terra, il meglio delle nostre idee, il meglio dei nostri ideali, il meglio delle nostre speranze e cercare di lasciare il peggio alle spalle. È una sfida per un nuovo inizio.
for è un'opportunità noble experiments for people who per un nobile esperimento go someplace per il popolo della terra che vuole andare in un nuovo luogo per tentare di realizzare le proprie idee and a chance for, ed è un'opportunità for them in so doing to possibly lay out better ways for the future for anche per stabilire una base per un futuro migliore.